Grazie. Grazie. Dunque, grazie, 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 buongiorno, buona domenica, a questo punto buon anno visto che la volta scorsa non ci siamo visti e bentornati al Teatro Argentina per il secondo incontro del nono ciclo di luce sull'archeologia dedicata a questo tema splendido, magnificenza e lusso in età romana, spazi e forme del potere tra pubblico e privato. Oggi parleremo di un tema affascinante, sempre nell'ambito della magnificenza e del lusso, parleremo soprattutto del banchetto. E lo faremo con due illustri relatori che a breve vi presenterò, eh, ma devo dire è un tema che ci accompagna eh, un po' sin dai banchi delle scuole elementari. Quello del banchetto è un tema che eh, conosciamo anche e soprattutto forse molti di noi. Eh, dal cinema, noi siamo abituati a pensare sempre un po' a questo mondo romano eh, mediato dall'immaginario cinematografico. Io ricordo sempre, mi piace ricordare quel saggio di ormai eh, circa 20 anni fa, del 2004, tutto quello che sappiamo su Roma lo abbiamo imparato ad Hollywood. È un saggio molto intelligente di Laura e Luisa Cotta Ramosino e Cristiano Dognini che chiaramente analizzano molta di questa cinematografia hollywoodiana ed effettivamente è vero perché penso che molti di noi anche pensando al banchetto non possono sottrarsi dal pensare ad esempio a Peter Ustinov, no? vi ricordate quando nei panni di Nerone? Nel film ispirato al Quo Vadis di Cienkiewicz, di Mervyn Leroy del 1951, lo immaginiamo no, che guarda i suoi commensali attraverso la lente dell'anello, oppure, ancora di più, eh, i due film, entrambi del 1969, Satiricon, uno, quello meno noto, con... Tognazzi nei panni di Trimalcione e l'altro, quello di Federico Fellini, sempre il 1969. Credo che molti di noi, pensando al banchetto, immediatamente pensano al satiricon di Fellini. Oggi però non parleremo di cinematografia, parleremo piuttosto di fonti letterarie e di reperti archeologici. Lo faremo, come vi ho detto, con due illustrissimi relatori che immediatamente mi accingo a presentare per prima interverrà la professoressa Laura Pepe io non credo che sia necessario presentare la professoressa Pepe che tutti conoscono anche perché entra nelle nostre case anche con la sua attività di divulgazione, ma anche nell'ambito accademico è molto nota per i suoi studi, insegna istituzione di diritto romano e diritto greco antico all'Università degli Studi di Milano, autrice di numerosissimi saggi e davvero di eh, piacevolissima lettura, del resto basterà attraversare la piazza, andare dalla parte opposta a vedere gli scaffali della ben nota libreria che abbiamo di qua della piazza e vedere tutti i suoi volumi, ricordo soltanto eh, recentissimo e eh, di pochi mesi fa del 2022 per i tipi della La terza storie meravigliose di giovani greci. Dunque grazie professoressa Pepa per aver accolto il nostro invito, davvero grazie. <clears throat> e poi un graditissimo ritorno. Francesco Sirano. Allo stesso modo non credo che sia necessario presentare Francesco Sirano, direttore del parco archeologico di Ercolano, non solo perché tutti conoscete Ercolano e gli studi di Francesco, ma perché ormai è diventato un amico di luce sull'archeologia. Credo che questa sia la quarta volta che vieni. Eh, ma non sarà l'ultima come del resto per la professoressa Pepe, dunque grazie per essere venuto. Eh, mi piace ricordare e invitare il pubblico, se avete la possibilità, di farvi una passeggiata alla Reggia di Portici, una bellissima mostra che eh, Francesco assieme a Stefania Siano ha organizzato ed è adesso, sta inaugurata da poco e finirà a dicembre del 2023, il 31 dicembre, Materia il legno che non bruciò ad Ercolano. Eh, credo che oggi anche ce ne parlerà, è una mostra bellissima. Dunque, eh, se avete piacere di fare una passeggiata a Portici, senza dubbio ne rimarrete eh, entusiasti. Mm, come vedete, oggi nella la nostra banda manca un altro elemento, ci stiamo alternando, oggi manca Andrea Steiner che è a casa con l'australiana che purtroppo è solo un'influenza, gli mandiamo un grande abbraccio e un carissimo saluto, e quindi ci sarà meno luce perché senza Andreas ci manca un po' di luce, ma la vera luce, il nostro faro è il professor Claudio Strinati. Applausi. Io non so più, voi lo sapete ormai come, eh, come chiamarlo, come definirlo. Eh, Ciro Immobile già te l'ho detto, quindi non te lo ridico. Eh, il Ciro Immobile Luce sull'archeologia, cioè il grande... No, tu di calcio lo so, mi, mi guardi preoccupata. Eh, dunque, professor Strinati, peraltro, grazie per avermi sostituito la volta scorsa eh, e so, so per certo, che la mia assenza... È stata anche, nonostante qualcuno abbia detto ben tornato, è stata tutto sommato apprezzata. Nel senso che quando ho iniziato l'incontro, io ero a casa con l'australiana, la stessa di Andrea, se Andreas, cioè già passata, e um, mi è arrivato un messaggio: dice, Ma non ci stai? E dice, tutto, spero, spero tutto bene, ma tutto sommato meglio, così sentiamo strinati. Dunque, se volete, io mi riammalo. Insomma, così, giusto? <ride> Però l'importante è che tu abbia detto la volta scorsa che stavo male e non che ero andata a Sassuolo in trasferta a Vedra Lazio. No, vabbè, no, perché ci eravamo messi d'accordo, però non vorrei che magari poi si sia sbagliato. Professor Strinati, ci parli di Paolo Veronese, Le nozze di Cana, che è conservato al Louvre? Grazie. Cari amici. I colleghi, buongiorno a tutti, buona domenica. e Oggi la tematica della giornata ehm, è appunto incentrata, o perlomeno trae lo spunto dal grande tema del banchetto, della, della convivialità. E poi e, ehm, quando abbiamo preparato il programma, avevo pensato appunto ecco, che poteva essere un'idea Piacevole quella di introdurre questa giornata, essendo la mia consuetudine quella di mostrare un'opera dell'arte figurativa rinascimentale o barocca che in qualche modo echeggi, echeggi la, la tematica generale della giornata, mi venne in mente di proporre alla direzione del museo un, cinque minuti di attenzione sulle nozze di Cana di Paolo Veronese che è un quadro molto bello naturalmente, ma poi anche emblematico di tante cose, di tante cose nella storia dell'arte, perché come molti sanno, io mi permetto solo di ricordarlo, questo quadro è diventato poi l'emblema, in qualche modo, della, delle sottrazioni, delle perdite che il patrimonio artistico. Italiano ha subito nel corso dei secoli perché rimase famoso l'episodio della sottrazione del quadro dalla sua sede naturale, quella per cui era stato creato nel 1797 per esattezza, durante le grandi campagne napoleoniche implicanti anche la sottrazione di una miriade di opere d'arte dal territorio italiano, la, le nozze di Cara di Veronese fu individuato come una preda di guerra di particolare gloria, potenza, eccetera. E le, le, le truppe napoleoniche, assistite da degli esperti, per la verità, ehm, decisero, sottrassero l'opera alla al refettorio del monastero benedettino di San Giorgio Maggiore a Venezia, sull'isola di San Giorgio, la basilica palladiana di San Giorgio, e, e lo portarono a Parigi dove poi è sempre rimasto e tuttora, e tuttora si può ammirare al Louvre. L'opera venne violentemente danneggiata e, 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 e gigantesca. Eh, circa 7 metri per 10 una cattedrale, e quindi per portarla per trasportarla a Parigi fu tagliata. Fu tagliata in ben sette porzioni, molto grandi peraltro. E bisogna riconoscere eh, comunque i, i danni. Poi, una volta arrivata a Parigi, i, i, i pezzi furono riattaccati. Insomma, una, fu fatta un'enorme foderatura. E tutto sommato bisogna riconoscere che l'operazione venne svolta bene. Oggi chi, chi va al Louvre nella grande sala vede le nozze di Cana, non ha assolutamente la percezione di questo trauma subito dall'opera. E in effetti furono utilizzate tecniche molto avanzate. In effetti alla fine del Settecento la, la, la tecnica del restauro pittorico, sia delle opere mobili su tela, su tavola, sia delle opere eh, su muro. Eh, le tecniche di restauro si erano fortemente evolute e vi erano tecnici capacissimi. Tra l'altro, eh, questo fu il motivo, un po' camuffato, per cui poi l'opera non venne restituita perché, come voi sapete, eh, dopo il la, caduta, la morte di Napoleone, il congresso di Vienna. Il, la, il papato mandò Antonio Canova a, in Francia per recuperare, per, come una sorta di ambasciatore delle belle arti, a recuperare le opere sottratte dall'Italia, erano migliaia. E Canova effettivamente svolse questa sua missione in un modo memorabile, in tutti i manuali, in tutte le storie eh, che raccontano la storia della conservazione del patrimonio artistico universale, la missione di Canova a Parigi per il recupero delle opere d'arte sottratte dall'Italia fu eh, memorabile, un misto di diplomazia ma anche di garanzia militare, eh, eh, soprattutto la Germania e l'Inghilterra eh, fornirono alla autorevolezza del Canova che andava a trattare come un uomo disarmato, diciamo così, però eh, insomma, disarmato ma pronto a far intervenire eh, laddove vi fosse stato bisogno. In effetti Canova recuperò un'enorme quantità di opere d'arte che infatti oggi sono ritornate in Italia, ma non poter recuperare le nozze di Cana. E, e, e ci fu un dibattito interessante, il direttore del museo napoleonico che poi si accingeva a diventare il Louvre, Vivant Denon, un nome che oggi dice, non dice molto ai cultori delle belle arti ma un'autorità suprema all'epoca nel mondo artistico eh, conte, contestò la richiesta di Canova adducendo la cattiva conservazione delle nozze di Cana. Eh, L'abbiamo rovinato a Mise però adesso farlo ritornare in Italia nelle condizioni in cui è, è molto difficile, certo non possiamo tagliarlo di nuovo e, e chi lo trasporta un gigante di 10 di metri? Insomma, dopo de fatiganti conversazioni Canova si arrese, vabbè, d'accordo, tenetevelo pure e così è rimasto. Nel 2007 una società eh, specializzata nella riproduzione elettronica di, di opere d'arte ha dato prova della sua maestria eh, facendo una riproduzione, diciamo computerizzata, il termine non è del tutto preciso, delle nozze di cana. Oggi chi, chi si reca nel monastero, nel refettorio del monastero di San Giorgio Pangiore a Venezia vede le nozze di cana di veronese. Ma è una riproduzione. E una riproduzione su cui si è acceso un dibattito tuttora in corso, molto interessante, che ripropone oggi, con argomenti un po' diversi da quelli proposti all'epoca, il, il grande dibattito sollevato da Walter Benjamin sulla riproducibilità dell'opera d'arte nel tempo delle tecnologie avanzate. Benjamin scrisse questo saggio quando la tecnologia avanzata in realtà era, era ben lungi dall'attuale. Il, il punto è che la riproduzione delle nozze di Cana che si vede oggi a Venezia è di una impressionante precisione e anche conoscitori molto agguerriti in verità non riescono a capire come mai non sia l'originale. E questo pone un problema di ordine generale, cioè ma allora l'originale cos'è come non è? Comunque sia, non ha nessuna importanza in questo contesto. Eh, voglio solo dirvi che eh, Veronese eseguì quest'opera nel 1563, su incarico di Palladio, dell'architetto con cui era legato, fu un sodalizio artistico memorabile, quello, eh, memorabile per tutta la storia dell'arte. Comunque sia, eh, eh, è un quadro diciamo fastoso, sontuoso, eh, è legittimo, le nozze di Cana sono citate nel solo Vangelo di Giovanni ed è un episodio buffo che fa un po' sorridere, cioè è la mamma di Gesù che è stata invitata a queste nozze a Cana. Non, non, non è specificato particolarmente e c'è questo risvolto simpatico che la mamma dice ai padroni di casa ma ah, vorrei portare mio figlio eh, eh, non è invitato però è una persona di un certo rilievo e quindi diamine il Redentore ci mancherebbe altro si accomodi e, e, e lui va e Veronese lo rappresenta troneggiante cosa impropria a dire il vero e Secondo il suo stile tradizionale, da un lato dipinge una scenografia teatrale, diciamo così, meravigliosa, all'antica, cioè, siamo nell'antica Roma, è più che evidente, e soprattutto siamo in un ambiente fastosissimo, fastosissimo e, e soprattutto oggi diremmo integrato, perché ci sono gli orientali da una parte, gli occidentali dall'altra, considerate l'epoca e Venezia. Siamo a pochi anni prima della battaglia di Lepanto e, e, e quindi e, e, Veronese dipinge questo quadro nel momento in cui la Lega Santa, l'Inquisizione stessa, eh, naturalmente tende a stringere la problematica per la, eh, per la presenza eh, sempre più eh, poderosa dell'impero ottomano a Cipro, perché poi la, la chiave è lì. Tant'è vero che poi ci sarà l'assedio la di Famagosta e, e tutte le vicende che sono ben note ai cultori della storia. Eh, la battaglia di Lepanto sarà uno dei grandi equivoci storici, cioè sì, da un lato il trionfo della cristianità, però Cipro rimane in mano turca e, e in realtà non cambia assolutamente niente. È vero sì che la Vergine Maria apparve sul mare nello stretto di Corinto, però insomma. Avere questo grande trionfo delle armate cristiane, in effetti la tendenza era quella comunque di favorire l'integrazione. Il quadro di Veronese la dice lunga su questo piano. Poi gli storici hanno tentato di ehm, decifrare i vari personaggi, ecco, vedete, per esempio, questo gruppo pittoricamente mirabile e che mette in luce la ricchezza che, che è il presupposto, il presupposto stesso. Della, della pittura di Veronese e ambientata a Venezia in quegli anni e in questa integrazione oriente-occidente dice moltissimo sulla, sul senso profondo di questo grande maestro. Devo dirvi che quando ho proposto alla direzione del teatro questo colloquio mai avrei previsto che oggi come oggi almeno una parte del mondo scientifico potrebbe tacciare questo episodio di vero e proprio reato, trasgressione perché eh, la, Giovanni racconta che Cristo vedendo che mancava il vino fece eh, portare degli otri di acqua e, che, e la trasformò in vino nel politico l'incorrect dei nostri tempi dovrebbe essere il contrario cioè c'era tanto vino ma Cristo sapendo che il vino fa molto male e anzi addirittura mortale <ride> avrebbe, avrebbe dovuto eh, che ne, che ne, e ne dite, cari amici, questo ci fa capire come essere saldi nella fede è comunque un grande valore, perché, eh, 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 però il dibattito scienza-fede è destinato a proseguire nei secoli a venire, ma noi tutto sommato non abbiamo alcuna competenza per pronunciarci in un senso o in un altro. Mm. 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 Grazie professor Strinati per questa scatenata lettura del Vangelo di Giovanni, per fortuna che oggi non c'era l'agostiniano dello scorso anno, altrimenti la bolla di, di scomunica l'avreste ricevuta. Scherzi a parte, davvero grazie perché è una lettura eh, dottissima come sempre. Eh, di un tema peraltro particolarmente affascinante che non so quanto nella storia dell'arte sia stato frequentato. Tu sai benissimo che io non so riconoscere un Giotto da un Picasso, quindi non posso pronunciarmi, però eh, per quel poco che ricordo dell'arte antica, quella che un pochino di più conosco, è un tema molto frequente, molto diffuso e che soprattutto si esprime in modo assai diverso. Qui abbiamo visto una scena molto confusa, molto ricca, piena di personaggi mentre ricordo che nell'arte paleocristiana è una scena singola, è una scena quasi una fotografia di quell'episodio in cui si vede il Cristo imberbe, Cristo giovane, con la virga, con le idrie ai piedi che le tocca e eh, per l'appunto le mh, trasforma il contenuto. È un tema che appare assai presto sia nella pittura cimiteriale che nella, nella plastica funeraria. Penso ad esempio ai sarcofagi a ciclo continuo, no? Quelli, eh, pensiamo al dogmatico, quello dei Musei Vaticani, nel registro superiore c'è la scena per l'appunto delle nozze di Cana. Poi però eh, sempre mh, questo percorso di isolamento della scena comincia a apparire in contesti isolati, penso alla capsella di San Azzaro eh, a Milano, no? presuntamente appartenuta proprio al vescovo Ambrogio, eh, o ancora ne abbiamo degli esempi assai celebri, sempre come scena isolata, ad esempio la formella lignea del portale di Santa Sabina. Proprio in alto a sinistra, in questo meraviglioso portale in cipresso di principio di V secolo, c'è la scena delle nozze di Cana che ancora ritroviamo soprattutto in ambiente eh, bizantino, orientale, Ravennate, ad esempio eh, in una delle formelle della cattedra eburnea del vescovo Massimiano di Ravenna, quindi un tema che nel mondo antico è molto frequentato, ma sempre come scena singola, quindi mi ha molto colpito vedere invece il veronese, eh, come dire, la... la la butta in caciara, no? crea un, un, un grande panorama ricchissimo di personaggi in cui la scena quasi tende a pendersi. Dunque davvero grazie per i sostenuti per questa bellissima lettura. Eh, ora passerei davvero al banchetto, inviterei la professoressa Laura Pepe a prendere la parola, ci parlerà Nunc est Bibendum, bere vino in Grecia e a Roma. Professoressa Pepe, ti presento la clessidra, questa dura mezz'ora, non dovrei dirlo, però visto che manca il professor Steiner, se per sbaglio, cinque. cinque minuti, volessi parlare di più, non credo che si dispiacerà il nostro pubblico, vero? Ma suona la Cristina. Suona. Suona. No, suona? No, no, no. Non suona. Ah, non no. Però l'hai fatta partire subito. L'ho fatta partire subito, scusa. Ok, ti perdono. Buongiorno a tutti, buona domenica e bentrovati. E per fortuna il vino neppure nell'antichità era ritenuto una cosa che causava morte causava follia, ma morte no? E per fortuna perché sennò probabilmente greci e romani non sarebbero esistiti o sarebbero stati molti, molto diversi da come noi li conosciamo. Comunque ci arriviamo nella comunicazione di oggi. Eh, è stato già preannunciato, quando noi parliamo di banchetti romani la prima cosa che ci viene in mente, vorrei che si, facesse, si mostrasse la slide successiva, la prima cosa che ci viene in mente è appunto questa, naturalmente questo è un fotogramma eh, tratto, come già è stato preannunciato, dicevo, dal Satiricon di Fellini, ma sapete benissimo che il Satiricon riprende a sua volta dall'omonimo romanzo che è stato scritto verosimilmente da un tale Petronio, nel senso che il nome di Petronius Arbiter è quello che si trova nell'intitulazio, cioè nel titolo dei diversi manoscritti che ci hanno eh, appunto riportato, eh, tramandato il satiricon. Questo Petronio non si sa bene chi fosse, eh, ce ne parla probabilmente Tacito, nel senso che forse quel Petronio è proprio da, te, da identificare con il Petronio di cui ci parla Tacito, il quale ci dice che si trattava eh, di una persona dedita al lusso, amante del lusso e della dissolutezza, che a un certo punto divenne intimo dell'imperatore Nerone, che evidentemente era anche lui abbastanza eh, innamorato di lusso e di dissolutezza. Ehm, Nerone lo sceglie proprio come suo eleganzie eh, arbiter, quindi come suo arbitro di eleganza. Poi a un certo punto, come molto spesso succede con Nerone, ehm, Petronio cade in disgrazia e eh, venne costretto al suicidio e quindi appunto morì a seguito di una congiura. Siamo della seconda, agli inizi della seconda metà del primo secolo d.C. Il satiricon di Petronio c'è arrivato frammentario e come immagino molti di voi eh, sappiano la parte più importante, il frammento più esteso del satiricon è rappresentato dalla cena trimalchionis appunto, a cui pure questo fotogramma si riferisce, cioè eh, la cena, il banchetto che viene eh, eh, elargito da questo Trimalchione o Trimalcione che dirsi voglia che è ricchissimo, così tanto ricco che non sapeva neppure fin dove si estendessero i suoi fondi, quanti schiavi avesse e a quanto eh, ammontasse la sua ricchezza liquida. C'era una particolarità, ed era una particolarità di non poco momento, nel senso che Trimalchione non era nato ricco, non era un nobile. Era nato schiavo e eh, era stato lo schiavo di un ricchissimo signore, di un ricchissimo patrizio, che lui con il suo mh, comportamento, con il suo savoir-faire, diremmo oggi, si era intortato per bene, in modo tale che alla morte del padrone stesso, questi lo aveva manomesso, cioè affrancato all'interno del testamento, lasciandogli una buona quantità eh, di beni che lo stesso Trimalchione, che aveva, oggi diremmo, le scarpe grosse ma il cervello molto fino, aveva fatto abbondantemente fruttare. La ricchezza, l'opulenza all'interno della quale lui viveva è ben rappresentata dalla cena che offre in una delle sue ville in Campania. Una Cena nella quale si susseguono moltissime portate, e tra l'altro assolutamente spettacolari, abbondantissime. Vi faccio soltanto qualche esempio. A un certo punto nella gustazio, cioè negli antipasti, potremmo dire, vengono servite delle uova eh, di pavone all'interno delle quali nel cui tuorlo ci sono dei beccafichi ben pepati e lardellati. Poi a un certo punto entra in tavola un enorme cinghiale il cui ventre viene inciso e dal suo ventre fuoriesce uno stormo di uccelli che si leva in volo. Poi ancora entra un maiale ancora più grande del cinghiale di prima, che è completamente farcito da salsicce sanguinacci. E queste sono soltanto tre delle infinite portate. Ovviamente non manca il vino, vino di straordinaria qualità e anche abbondante nella sua quantità. Eh, tra l'altro il vino viene non soltanto gustato ma anche sprecato perché viene utilizzato per lavarsi le mani, non esistevano posate se non appunto degli, degli antenati dei nostri cucchiai, si mangiava con le mani, bisognava molto spesso sciacquare e lavare le mani, di solito appunto lo si faceva con l'acqua, ma Trimalchione non bada a spese, offre appunto vino proprio per questa ragione. Uno direbbe, stando appunto al tema di queste lezioni, un lusso straordinario. Dal mio punto di vista no, ma nel senso che per me la parola lusso è legata anche con l'eleganza, con il buon gusto e sicuramente nel caso di Trimalchione non si può parlare di lusso. Eh, Trimalchione è uno dei parvenu che come tutti i parvenu eh, tende a ostentare. Eh, quindi a mostrare tutta la ricchezza che ha, senza cura per il lusso, per il buon gusto e per lo stile. In realtà quella che lui serve è una cena in cui il cibo non serve per nutrire semplicemente, ma serve per stupire, appunto per colpire gli occhi, prima di ogni altra cosa. Eh, tutti i cibi sono mascherati in modo tale che l'apparenza nasconda una sostanza che è diversa rispetto a quello che si vede. Quindi appunto eh, non è lusso, è ostentazione, è spettacolo ed è anche spreco. Ehm, si tratta naturalmente di un'esagerazione, Trimalchione non ha mai esistito, Trimalchione è frutto della penna e del genio di Petronio, ma è indubbio che se togliamo eh, le esagerazioni, le caricature grottesche da una cena di questo genere, beh, noi abbiamo anche un quadro molto preciso di che cosa potessero essere i banchetti nella prima età imperiale, ne stavamo parlando proprio con Francesco in quinta, no? sicuramente dovevano esserci delle ostentazioni di questo genere. E del resto ehm, è significativo il fatto che un contemporaneo di Petronio, che però era invece eh, al contrario eh, ligio, almeno ehm, nel, quello che scriveva alla moderazione, si chiamava Sene, ed era il filosofo precettore di Ligio, Fenomeno, anche lui caduto in disgrazia presso lo stesso Nerone, lamentava il fatto che i suoi contemporanei, vomunt ut edant et edunt ut vomant, vomitaton per mangiare mangiano per vomitare, quindi l'eccesso nel cibo, ma anche l'eccesso alcolico, era qualcosa che caratterizzava i banchetti romani del tempo. E potremmo dire qua mutato sabillo, nel senso che soltanto 300 anni prima, se voi foste entrati nella casa di un romano, lo spettacolo sarebbe stato completamente diverso. Perché a farla da padrona, nei tempi in cui, della Repubblica, quindi della Virtus romana, a farla da padrona era solo ed esclusivamente una cosa, cioè la moderazione, la frugalitas. Quella moderazione, quel sapersi contenere a tavola che tra l'altro faceva il paio anche con delle virtù morali che erano le virtù sulle quali la respubblica, la cosa pubblica, quindi lo Stato si reggeva, che aveva permesso a Roma di diventare grande. Se appunto fossimo entrati nella casa di eh, un, un romano, anche appartenente all'aristocrazia, sul finire del III e gli inizi del II secolo, avremmo trovato innanzitutto che le persone non si sdraiavano come invece appunto facevano qui, le avremmo trovate sedute a attorno ad una tavola, guardate che la posizione sdraiata viene sempre ritenuta segno di lussuria, quindi capite bene che se una persona sta seduta non è lussuriosa come quella sdraiata e soprattutto sulla tavola si sarebbero potuti trovare dei cibi eh, molto semplici, un pezzo di carne, un pezzo di formaggio, un po' di pesce, le, le immancabili eh, focacce di farro, cereali, legumi, sì, qualche bicchiere di vino e poco altro. E allora che cosa succede? In genere la storia va avanti eh, per continuità, no? Quindi le cose cambiano poco a poco a poco. In realtà no, a Roma non cambiano a poco a poco, c'è cioè a un certo punto una frattura nettissima. E possiamo anche dire quando si verifica quella frattura, perché ce lo dice uno storico uno storico patavino, Tito Livio, autore della Burbe Condita, un'opera monumentale di storia, in cui parla delle, della storia di Roma proprio dalle sue origini. E Livio ci dice molto chiaramente che questo cambiamento rispetto appunto alla frugalitas e in direzione appunto della dissolutezza e del lusso si verificò nel 187 a.C. Che cosa successe in quell'anno? Successe in quell'anno che Gnomaglio Vulsone celebrò, anche se in modo, insomma, con un po' di contrasti, il trionfo dopo una campagna che aveva eh, condotto in Galazia, nell'Asia Minore, dove era succeduto a Cornelio Scipione Asiatico, eh, il fratello del più famoso africano, cioè il vincitore eh, delle, della seconda guerra punica, il vincitore di Zama nel 202 a.C. Ebbene, questo Vulsone si era già fatto riconoscere per il semplice fatto che aveva celebrato i ludi romani in onore di Giove con particolare sfarzo. E la celebrazione del trionfo, dice Livio, fu proprio quello che generò a Roma, portò a Roma il seme della luxuria peregrina, cioè del lusso straniero. Tra l'altro è molto significativo il fatto che eh, Livio descriva questa, la diffusione appunto del lusso, della luxuria, luxuria è uno dei termini latini che molto spesso si chiamano falsi amici, eh, lo descrive proprio come il diffondersi di un'epidemia. Allora per la prima volta si fecero vedere dei letti, dei triclini, dello sfarzo sulla tavola e così via. E allora per la prima volta, ci dice Livio, il cibo che veniva preparato come un ministerium, cioè come sostanzialmente come un dovere da schiavi, diventa un ars. Il 187 è anche l'anno dell'inizio, dell'inaugurazione ufficiale, almeno a Roma, in Grecia, nella Magna Grecia era un'altra storia, dell'ars culinaria. Ci sono per la prima volta dei cuochi che preparano dei maricaretti. Per Livio tutto questo naturalmente è segno non soltanto del lusso ma anche di una luxuria, che inizia, cioè proprio nel senso italiano di lussuria, che inizia a diffondersi come un'epidemia a Roma. I romani naturalmente, preoccupati perché sappiamo benissimo che la frugalità fa il paio con la virtù e di conseguenza se inizia a diffondersi il lusso e la lussuria vuol dire che la virtù si sgretola, i romani cercano di intervenire con le leggi. I romani fanno tantissime leggi, di solito hanno questo le leggi di caratteristico che non le rispetta mai nessuno. In buona sostanza i romani che cosa dicono? Facciamo delle leggi suntuarie, cioè facciamo delle leggi per contenere il lusso, ce ne erano state tantissime nella storia repubblicata romana di leggi suntuarie. Le chiamiamo, sono note come leggi cibarie, perché sono leggi che incidono sulla spesa relativa ai banchetti e quindi vado in ordine sparso, decisero a... di impedire che si potessero invitare a cena più di tre persone. Il numero massimo dei partecipanti era tre, sembrano quasi le restrizioni del coronavirus. B, limite massimo di spesa è un determinato ammontare, quindi voi non potete spendere più di 10 euro, ovviamente la cifra era espressa in sesterzi, per fare la spesa. Tra l'altro guardate che queste leggi rimangono sulla carta per tantissimo tempo, poi ovviamente il sesterzio e l'asse si svalutano e di conseguenza rimangono sempre le stesse somme, nessuno naturalmente le rispetta più. Quindi un limite di spesa massimo proprio per comprare il cibo. C, non fare uso di argenterio o comunque appunto di eh, piatti, e di portate, di vasi potori particolarmente elaborati e particolarmente pregiati perché appunto questo sarebbe stato eh, punito dalla legge. Nulla di tutto questo naturalmente ha eh, successo, anche perché nel frattempo c'è un altro fattore che appunto incide e che contribuisce appunto a peggiorare per, dal loro punto di vista, ma in realtà poi è un, un'evoluzione normale, la situazione del contatto con la Grecia. Tutti quanti ricorderete il famoso verso di Orazio delle Epistole, Grecia capta ferum victorem cepit et artes in tuleta gresti Lazio, quindi appunto la Grecia conquistata, conquista il selvaggio eh, conquistatore. Non che i contatti con la Grecia ci fossero, non ci fossero stati prima del, eh, della metà del secondo secolo, al contrario, ma è anche vero però che quando la Grecia con viene conquistata, la distruzione di Corinto nel 146 a.C., ecco che inizia ad arrivare a Roma tutta quanta la cultura greca e inizia a sprovincializzare la cultura romana, quella stessa cultura greca, nonostante le resistenze di moltissimi romani che guardavano i greci come la peste. Mm? Però, di fatto la letteratura greca arriva a Roma, i poeti iniziano appunto ad innamorarsi della letteratura greca, e tra le diverse usanze culturali che vengono dalla Grecia e che ai romani piacciono di più, perché i romani erano fondamentalmente dei lussuriosi repressi e di conseguenza a un certo punto dicono: Ma che bello tutto questo!, è proprio il modo di cenare alla greca. Iniziano a eh, sdraiarsi. Quindi non stanno più seduti, ovviamente. Questa è una moda che si diffonde soprattutto presso le famiglie aristocratiche, presso il popolo si continua tranquillamente a stare seduti e si, appunto, inizia proprio a cenare alla greca. Si prende, cioè, l'abitudine di compiere quello che per i greci era un rituale chiamato simposio. I letti sui quali ci si adagia sono chiamati clinai, ma siccome sono in genere numero di tre, sono triclini. E il triclinio non è soltanto l'arredo, ma eh, inizia a disegnare anche la stanza che accoglie i triclini stessi, quindi la, le sale da banchetto sono i triclini. Le famiglie aristocratiche di solito di triclini ne hanno più di uno, orientato a seconda delle stagioni dell'anno, quindi sfruttato a seconda delle stagioni dell'anno, e naturalmente eh, la ricchezza del triclinio è anche segno della ricchezza del padrone di casa. Per Livio, naturalmente, l'abbiamo detto, tutto questo era la peste, però. C'è qualcuno che non la pensa in questo modo. Sono diversi pensatori, gli aristocratici, che iniziano a dire che in realtà le ore trascorse nel triclinio sono la quintessenza di una vita felice e degna di essere vissuta. Tra questi c'era anche, per esempio, vive qualche anno prima di, di, di Livio, c'era anche Cicerone, il quale in una delle sue lettere ai familiari rimprovera un amico perché ha saputo che lui ai banchetti non ci va più. E gli ricorda che fa malissimo a non farlo, perché le ore trascorse nel triclinio insieme agli amici causano proprio una sorta di rilassamento dell'animo eh, che è fondamentale per un uomo d'affari romano, non si può non passare da un triclinio, non si può stare in mezzo a loro. Quella lettera è molto interessante, per esempio c'è fatto che Cicerone all'interno di essa dice noi romani abbiamo fatto addirittura sapientius quam greci, cioè siamo stati più saggi rispetto ai greci, perché i greci hanno soltanto il simposio, il simpinein, il bere insieme. Noi invece non abbiamo il simposio, ma abbiamo il convivio. convivio Quod tum maxime simul vivitur, perché è nel convivio, nel nostro banchetto, che si vive insieme. Quindi non è soltanto un'occasione di bevuta collettiva, ma è proprio un'occasione di vita insieme. Meraviglioso, uno direbbe, no? Peccato che Cicerone fraintenda nel senso che... Il convivio romano non si può assolutamente considerare come una evoluzione in senso migliorativo del simposio greco. Simposio e convivio sono le espressioni di due culture completamente diverse che noi molto spesso tendiamo ad equiparare, la cultura antica greca e romana, ma che in realtà avevano delle radici profondamente differenti. E il modo di mangiare, il modo di bere ci dicono molto di quella diversità. Quindi cerchiamo di capirlo iniziando eh, dal... Dal simposio, che cos'è il simposio? Qui ovviamente un particolare della tomba del tuffatore di Pestu, appunto del simposio. Che cos'è il simposio? Simposio è una parola composta, Sumpine, vuol dire proprio bere insieme. È uno dei riti più antichi eh, che, eh, appunto, de della società greca. Anche se poi il simposio nella forma in cui noi lo conosciamo inizia ad attecchire con la nascita della polis, quindi siamo nel VII secolo a.C., iniziano a nascere le prime polis e, in, e, e, e in molte di queste polis si diffonde appunto la moda del bere tutti quanti insieme, la consuetudine, non la moda, la consuetudine del bere insieme. È un rito aristocratico, questo da tenere mh, molto ben presente, in cui il bere vino e l'occasione del bene vino era nettamente separata rispetto alla cena, anche questa è un'occasione da, da tenere presente. C'era cioè una cesura netta tra la cena che veniva prima e l'occasione del bene insieme che veniva appunto dopo. Eh, il simposio era un rito di carattere sociale certo, ma religioso, dedicato al dio del vino, che era il dio Dioniso, provvisto come ogni rito che si rispetti, di regole di comportamento molto precise. Per cui eh, questo rito iniziava con un brindisi che veniva fatto alla divinità, eh, i partecipanti poi bevevano insieme un sorso di vino puro, era l'unico vino puro che avrebbero bevuto, perché sappiamo benissimo che poi il vino veniva spezzato con acqua, si, poi a, si provvedeva poi all alla nomina di un simposiarca, cioè di un capo di cerimonia, di un maestro di cerimonia che stabiliva innanzitutto quante coppe tutti quanti i comitati simposiasti avrebbero vuotato, qual era la percentuale eh, di acqua, del rapporto tra acqua e vino, la percentuale migliore prevedeva due parti d'acqua per una di vino, ma potevano esserci anche delle bevute molto più sostenute, una parte d'acqua per due di vino, alcune molto più leggere, quattro parti d'acqua per una di vino. E poi soprattutto il simposiarca decideva, e questa è una cosa importantissima, il tema di cui i simposiasti avrebbero dovuto discutere. Il, si iniziava quindi con la distribuzione del vino che innanzitutto veniva versato all'interno di un particolare recipiente. I recipienti sono fondamentali per la buona riuscita del simposio. Il recipiente in questione si chiamava cratere, dal greco kerannumi, che vuol dire proprio mescolare. Dopodiché dal cratere dove il vino era stato mescolato dal, con l'acqua si procedeva alla distribuzione sempre rigorosamente verso destra, quindi nella direzione del buon auspicio, attraverso alcuni contenitori per versare, che erano chiamati inocoi, caraffe per versare il vino, e eh, appunto il vino veniva poi versato individualmente all'interno di vasi potori, tra cui... Se mi mandate avanti, il più co comune era questa coppa eh, a due manici che si chiamava Kilix, vedete sempre molto riccamente decorata e questa Kilix, giusto una particolarità, prossima slide, era utilizzata anche per un gioco particolare che era il gioco del cottabo che... Pare servisse fondamentalmente, cioè per una specie di lotteria con la quale si gettavano le gocce di vino rimaste all'interno della coppa su un bersaglio mobile. Se il bersaglio mobile cadeva il desiderio, comunque il premio veniva elargito. Ebbene, dopo la bevuta e nel corso della bevuta si discuteva del tema che il simposiarca aveva previsto. Oggi ancora parliamo di simposi con riferimento ai convegni scientifici in cui appunto c'è un tema da discutere e la nostra tradizione viene proprio da lì. Di che cosa si parlava all'interno dei simposi? Beh, si poteva parlare di questioni filosofiche. Il più, simposi, il più famoso simposio dell'antichità, cioè quello di Platone, eh, ci dice che l'oggetto del dialogo fu proprio Eros. Che cos'è l'amore? Che cos'è meglio la passione? Perché Eros non è certo appunto semplicemente l'amore, ma proprio la passione focosa. Ma Poteva darsi, anzi si sì, accadeva spessissimo, che il tema proposto fosse di carattere politico. Nel VII secolo, tra il VII e il VI secolo, nell'isola di Lesbo, vicino a Mitelene, visse Alceo, che era un contemporaneo della poetessa Saffo, e Alceo è il poeta più politico di tutti. Abbiamo detto che il simposio si svolge come riunione di uguali che partecipano all'aristocrazia. Ebbene a un certo punto Alceo compone questo famosissimo verso Nun crematisten, ora bisogna ubriaccarsi, che verrà poi ripreso da Orazio nun bibendum. Soltanto che eh, appunto mentre Orazio inneggiava la morte di Cleopatra, la nemica che era stata sconfitta. Eh, Alceo inneggiava la morte di un tiranno che avrebbe offerto il destro a lui e ai suoi compagni di eteria, cioè ai compagni aristocratici, di riconquistare il potere. Quindi i temi di cui si discuteva all'interno del simposio erano temi molto sostanziosi. Tutti dovevano partecipare alle parole? Assolutamente sì, perché non si poteva partecipare al simposio senza partecipare anche alla parola e al discorso. Diceva Plutarco qualche secolo più tardi che se un simposiasta Va al simposio soltanto per bere vino, si riempie la pancia, ma non si riempie l'anima, farebbe meglio a stare a casa. Quindi il senso della partecipazione al simposio non è soltanto bere, è arricchire il cervello, arricchire lo spirito, arricchire l'animo, soprattutto rafforzare la filia, cioè l'amicizia che esiste tra tutti quanti i simposiasti. E già da quello che vi eh, ho detto ora potete ben capire come fondamentalmente il simposio sia una riunione di uguali. La Grecia da sempre è imperniata su un principio di uguaglianza, non è, una, ma è mai un'uguaglianza assoluta come la intendiamo o dovremmo intenderla noi oggi, è sempre comunque un'uguaglianza relativa. Eh, il concetto di uguaglianza in Grecia si sviluppa soprattutto a livello aristocratico e gli aristocratici si considerano tra loro tutti quanti uguali. Quindi, nel simposio esiste questo concetto di uguaglianza perché tutti bevono la stessa percentuale di alcol, lo stesso numero di coppe, tutti quanti partecipano alla conversazione. Ed è questa una, idea dell'uguaglianza, un'idea che è visibile anche in molti altri aspetti del simposio. Ma andiamo alla prossima slide. Che cosa c'è al centro del simposio? Allora, questa, questa slide riproduce semplicemente una, una, una sala un andron, cioè una sala dove si svolgeva appunto il simposio, eh, i rettangolini eh, grigi che vedete sono eh, le clinai, cioè i letti sui quali i si simposiasti si sdraiavano, che, come vedete, erano addossati alle pareti di questa stanza, che in genere era eh, rettangolare, ma poteva essere quadrata. Le frecce indicano la convergenza di tutti gli sguardi verso il centro, e in quel centro chi c'era? C'era ovviamente la coppa, il cratere. Scusate, non la coppa, il cratere con il vino. Quindi il cratere con Dioniso, il cratere con il Dio. Che cosa si realizzava? Attraverso appunto l'attingere vino, una comunione con il vino, con il Dio del vino, quindi con Dioniso, che è esattamente il concetto di comunione che abbiamo anche ancora oggi nella, nella, nella messa. Perché fondamentalmente comunione vuol dire avere qualcosa in comune. Inglobare vino voleva dire inglobare Dio. Tutti quanti lo facevano perché tutti quanti erano parte di una stessa collettività alla quale partecipavano in modo pari. C'è un altro elemento molto importante tra l'altro del simposio, cioè il fatto che al simposio partecipavano solo ed esclusivamente individui liberi, maschi, adulti, nel senso che Solo ed esclusivamente gli uguali, coloro che avevano gli stessi diritti all'interno della famiglia e della città dal punto di vista privato e pubblico, potevano avere una partecipazione al simposio. Partecipavano certo anche i giovani, anzi molto spesso i più giovani erano oggetto delle attenzioni erotiche dei partecipanti più anziani, ma attenzione, i giovani non si sdraiavano, i giovani non bevevano vino, quindi non c'era effettivamente una partecipazione pari rispetto agli altri. I giovani sono solo ed esclusivamente figure di contorno, lì per apprendere. Solo nel momento in cui si diventa adulti si acquista, questo lo diceva eh, Aristotele, la capacità di sdraiarsi e la capacità anche di ubriacarsi, quindi di accedere al vino. Non vi partecipano le donne. Se voi avete presente l'immagine delle donne che vengono stuprate all'interno dei banchetti, quelle non sono donne che partecipano al simposio, sono lì solo ed esclusivamente come ammennicoli per la buona riuscita della festa. E tra l'altro non era necessario che si consumasse con loro un amplesso, nel senso che molto spesso potevano essere lì semplicemente per alietare il simposio con il suono del flauto. Quindi la cosa fondamentale è che questo modo di bere vino ci esprime una comunità di uguali, perché in Grecia era l'uguaglianza, la isotes, ripeto, un'uguaglianza relativa, non necessariamente a, a niente affatto assoluta, ad essere importante. E a Roma? Prossima slide. Beh, voi dite, questo è semplicemente un disegno, voi direte, beh, la stanza triclineare è fondamentalmente simile, no? C'è cioè una stanza rettangolare vicino alla quale ci stanno tutti quanti eh, i partecipanti, quindi eh, gli invitati al banchetto. Ma l'organizzazione dello spazio in questo caso non dice nulla dell'essenza del convivium stesso. Dovete infatti tenere presente che... In genere una, eh, un triclini era fatto di, di, di nove postazioni, quindi c'erano tre triclini, ciascuno con appunto, tre letti a tre posti e ciascuno di, questi, di queste posizioni aveva un suo nome particolare. Non tutte le posizioni erano uguali. L'ospite d'onore, quello che veniva appunto invitato al banchetto, era sempre collocato in una posizione migliore rispetto alle altre, si chiamava appunto locus consularis, era quella dal quale l'ospite d'onore poteva avere la vista migliore sul giardino lossoreggiante, nel caso appunto in cui il triclinio affacciasse verso l'esterno oppure sugli affreschi che decoravano riccamente la, stanza, la sala tricliniare. Accanto a lui reclinava in genere il padrone di casa, in modo tale da avere una buona conversazione con l'ospite d'onore che gli stava accanto e da poter osservare anche tutti quanti i movimenti della schiavitù dai verso la cucina. E tutti gli altri posti? Gli altri posti erano occupati, potevano essere occupati da persone meno importanti e addirittura al banchetto potevano anche essere presenti le, umbre, le ombre. Cioè, fondamentalmente delle persone che venivano portate soltanto dall'ospite d'onore e che servivano, erano lì soltanto per segnalare il prestigio e la potenza politica e sociale dell'ospite d'onore, ma che erano appunto umbre. Con tutto che, cioè, quello che, ciò che questo comportava. Nel senso che le umbre molto spesso non avevano accesso allo stesso cibo e allo stesso vino, rispetto appunto agli ospiti più in vista, naturalmente il vino e il cibo che veniva loro servito era più scadente. E soprattutto le umbre non partecipavano alla conversazione, nel senso che essendo persone mute, personaggi muti, capite bene che non partecipavano appunto alla conversazione. Non è soltanto questo, dovete notare che all'interno del, nel, nel centro, nel punto di convergenza di tutti gli sguardi, non c'è più il vino, c'è il cibo in grandissima quantità, il vino perde il ruolo del protagonista per essere soltanto una figura di contorno, perché nel convivio romano quella cesura che abbiamo detto essere fondamentale tra il momento della cena precedente e il momento del bere non esiste più. Sì, certo, poi a un certo punto c'è anche la commissazio finale, c'è cioè la sorella ubriacatura, ma non è l'essenza del rito quella. Tra l'altro lì al centro potevano anche avere luogo eh, spettacoli con balletti lascivi, eh, spettacoli di nane e ballerine, insomma tutto questo vi eh, serve a dimostrare che il vino ha proprio perso il suo ruolo di centralità, la sua funzione di protagonista per essere solo ed esclusivamente una figura di contorno. E non è soltanto questo, nel senso che come abbiamo detto... Al banchetto partecipavano solo ed esclusivamente, ah, scusate, al simposio partecipavano solo ed esclusivamente maschi adulti liberi. Invece al convivium romano no, non solo perché c'erano le umbre, ma anche perché erano ammesse le donne. Tra l'altro la cosa singolare, è, scaduta la clessidra l'ho visto, non vi... adesso ho cinque minuti e finisco. Partecipavano anche le donne. Tra l'altro la cosa singolare è che le donne a Roma, secondo un'antica legge di Romolo, non potevano bere vino, perché se beviano, bevevano vino potevano essere messe a morte dai loro mariti. Non si sa quanto questa notizia sia vera oppure no. Fatto sta che se anche le donne dell'età dell più antica, quindi le donne dell'età arcaica, non potevano bere vino, a un certo punto le donne ci prendono come gusto a bere vino. E molto spesso bevono più dei loro compagni, anzi... Eh, riescono anche a sopportare il vino meglio dei loro compagni, perché magari lo bevono anche più diluito, in modo tale che fanno addormentare i loro compagni ubriachi e loro eh, si recano appunto nei cubicola da cui escono un po' scarmigliate dopo aver appunto avuto dei piacevoli incontri con altri ospiti del simposio. Comunque sia, per quanto le donne nella società romana siano sicuramente più emancipate rispetto alle donne della società greca, è pur vero che esiste una fortissima discriminazione e distinzione di status nella società romana tra donne e uomini. È vero che a Roma, a differenza di quella che succedeva in Grecia, le donne possono ereditare, possono essere di conseguenza titolari di un patrimonio, cosa che invece in Grecia non esisteva, ma quel patrimonio non se lo possono gestire perché si ritiene che non abbiano capacità di intendere e di volere. E di conseguenza capite bene che non possono stare sullo stesso piano degli uomini. Quindi la partecipazione delle donne al convivium, sullo stesso piano degli uomini, perché in quel caso al convivium le donne reclinano, cioè si sdraiano proprio come gli uomini, è un altro indice del fatto che quell'uguaglianza che informava di sé il simposio era andata completamente sgredolantosi e perduta all'interno del convivium romano. Perché? perché la società romana non è una società basata sull'uguaglianza. L'uguaglianza ai romani faceva ribrezzo, l'uguaglianza calciarle al merito, diceva Cicerone, e gli faceva eco lo stesso Plinio di cui abbiamo parlato prima, eh, il quale diceva appunto che nil est ipsa equalitate in equalius, non c'è nulla di più eh, in, disuguale della stessa uguaglianza. Tutta quanta la società romana da sempre era stata imperniata sulla diversità, sulle gerarchie. Da prima c'era stata quella tra patrizi e plebei, poi c'era stata quella tra nobilitas e popolo, e poi in età imperiale quella tra imperatori e sudditi. Era una disuguaglianza che si esprimeva a, sotto ogni profilo, in ogni aspetto della vita politica, ma anche della vita sociale. E il modo di bere vino dei romani ce ne dà una buonissima dimostrazione. Se vogliamo poi ritornare al nostro tema del lusso, possiamo dire effettivamente che proprio da questa dicotomia fondamentale tra le due società greca e romana, quella, la prima basata sulla uguaglianza e la seconda sulla disuguaglianza, si generano altre dicotomie. Se vogliamo anche quella del lusso, perché in fondo il lusso in Grecia consiste solo ed esclusivamente nella purezza di un rito che si svolge, che ha la sua perfezione in pochissimi elementi, vasi potori, stanza, vino e ospiti, e che invece, come sempre molto spesso accade nella società remana, perché questo, questo concetto appunto di, ehm, di, di lusso puro i romani non lo ebbero, che si rivelò in una grandissima ostentazione. Grazie. Grazie professoressa Pepe per questa splendida lezione, ci hai inebriato, ci hai davvero inebriato, ubriacati, è una cosa fantastica. Sì, no? però succede. Sei stata bravissima, grazie, credo che l'applauso prolungato che il teatro ti ha regalato sia la testimonianza più eloquente di quanto questa lezione tra fonti letterarie e documentazione di vario genere ci ha colpito. Dunque davvero grazie. Gli spunti sono tantissimi, io annotavo alcune cose, eh, pensavo peraltro se... Posso solamente aggiungere una piccola cosa, tu sai che io frequento le fonti un pochino più tarde, eh, soprattutto le fonti cristiane, pensavo quando parlavi delle donne, le donne e il banchetto, eh, per un po' diciamo, eh, c'erano quelle che ci hai raccontato, che poi si allontanavano, eh, però c'è anche una fonte minore, eh, il Symposium di Metodio di Olimpo che non molti leggono, non molti conoscono, eh, in cui proprio si racconta di dieci vergini che parlano della verginità. Metodio Dolimpo, come sapete, è un vescovo, un padre minore della Chiesa orientale, eh, nasce in Licia. Odolimpo per l'appunto alla metà del III secolo e muore nel 311, ebbene quest'opera di Metodio Dolimpo è proprio tutta incentrata, sono dieci vergini che si trovano a parlare in un simposio di verginità. Immagino che i temi che... Vi invito a leggerlo, chiaramente eh, è molto più sobrio rispetto a quello che ci hai raccontato tu. Però davvero, grazie di cuore perché sta una lezione splendida. Così come splendida, lo so già, perché conosciamo eh, il relatore, sarà la relazione di Francesco Sirano. Marte ama il giusto, i luoghi del banchetto e il lusso a tavola nelle case romane. Professore, anche per te c'è la clessidra. Ma anche per te, se cinque minuti non la guardi... Mi presti la penna? La penna. La penna. La, la penna. Grazie. Vuoi anche questo? No, solo questo. Grazie. Allora, come al solito ogni volta che vengo qui, dopo che qualcuno con il mio cognome mi precede, come sempre succede, il mio primo istinto è andare via, ovviamente, e rinunciare dopo tutte queste aspettative. Comunque... La, la bella relazione de, della collega Pepe mi permette di sorvolare su alcuni aspetti o di approfondirne altri, anche se la mia prospettiva, come immaginate, sarà un po' diversa: è quella di andare a cercare di capire il lusso e le sue declinazioni da un punto di vista della cultura materiale romana. E il mio cono visuale è ristretto al periodo romano, ovviamente, e in particolare al primo secolo d.C. Perché? perché questo è un momento di grandi rivoluzioni. Il titolo della mia comunicazione. Eh, si sì, andiamo avanti e ehm, molto ispirato anche nel mio caso proprio dalla scena ehm, Trimalchionis perché eh, la, la, il titolo non fa altro che riflette un'espressione di eh, Trimalcione, il quale a un certo punto dice appunto che eh, prende un'espressione che veniva utilizzata, proverbiale, utilizzata dai romani in tante altre occasioni, quale, con la quale si voleva dire che eh, ognuno deve avere il suo giusto, la sua giusta possibilità. Nel caso eh, di Trimalcione per esempio lui subito dopo questa frase eh, che Marte ama il giusto, eh, quindi una sorta di di battaglia, poi si, avete capito: già una battaglia per cosa? Per dimostrare la propria superiorità a livello social, sociale, il proprio potere eh, no? nell'ambito della comunità, ehm, o semplicemente una battaglia di, eh, di idee, di parole, di pensieri che vengono comunque condivisi durante il convivium. Questa mh, battaglia deve vedere tutti ad armi pari e, e, e per me dà a tutti la propria mensa, ognuno ce avrà la sua mensa, eh, in maniera da avere il campo di battaglia più o meno ugualitario. E poi, come già ha detto eh, la, eh, la collega, eh, la, eh, lui fa distribuire vino opimiano di 120 anni, cioè proprio il non plus ultra che è Falerno di grandissima qualità. Ehm, lo fa distribuire a tutti e non eh, solamente come spesso avveniva, eh, non faceva una differenza tra eh, i, eh, gli ospiti più importanti, il padrone di casa in particolare e tutti gli altri ospiti. Questo implica ovviamente una, eh, un quadro che da un lato... Mh, eh, 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 viene Petronio mette un po', eh, in, eh, utilizza per mettere in ridicolo questa, eh, questa personalità. Ma dall'altro, invece, ci fa capire la rivoluzione del primo secolo d.C., cioè questo momento in cui l'ascensore sociale romana, che si era svolto secondo dei rigidi canoni fino a quel momento, eh, con a volte grandi eh, trattative, momenti rivoluzionari più o meno, ma fra grandi classi, invece questo ascensore comincia a muoversi e si muove con, secondo un preciso eh, sistema di pesi che sono quelli dei soldi cioè proprio puro denaro, l'ascesa sociale, Trimalcione ne è un esempio, ma i liberti sono proprio questo, diventano nel primo secolo d.C. proprio la, eh, una, uno di, dei, dei momenti più importanti, dei gagli vitali della società romana. Quindi questo è il motivo per cui è molto interessante questa frase di Trimalcione che ci permette di... Eh, provare a vedere in una prospettiva archeologica questa luxuria che abbiamo visto arriva, raggiungere classi dirigenti romani a partire in maniera diffusa nel secondo secolo a.C., però a questo punto nel primo secolo d.C. si è trasformata nonostante le leggi suntuarie, nonostante eh, tutta questa idea del prepon che eh, si dovrebbe, di questo decoro che si dovrebbe mantenere, in realtà la situazione è molto molto, molto diversa quando andiamo a guardare queste fonti. Eh, letterarie e eh, già vediamo come appunto questo eh, banchetto aveva al suo centro veniva svolto non solo in maniera comunitaria ma a volte anche con del banchetto sul triclinio veniva svolto anche in maniera singola con delle coppie come in questo caso che cenano in maniera privata riservata e qui avete appunto sul tavolino e vi mostro alla vostra sinistra un tavolino e la ricostruzione che abbiamo fatto nell'antiquarium di Ercolano attraverso i materiali che abbiamo siccome di tutto questo ehm, questo ministerium per bere che eh, in realtà appunto, si ritrova oltre che nell'immaginario loro stanno bevendo eh, insieme e abbiamo questo eh, tavolino che è il centro del fuoco del momento eh, conviviale e ehm, le rappresentazioni come già avevamo, abbiamo appena notato eh, presentano eh, anche eh, la, la compartecipazione di uomini e donne e hanno questi letti eh, triclinari, detti eh, triclinari che eh, chiaramente erano fatti eh, di, di legno e che una, erano particolarmente eh, sontuosi anche dal punto di vista delle stoffe, dei materassi, delle stoffe che costituivano i cuscini, è veramente un momento. Anche in questo si esprime il, eh, il lusso e sono molto, molto eh, diffusi, diffusi a vario genere, a vario livello e in vari ambienti, in varie circostanze. Questa è la casa del triclinio di Pompei, che ci mostra eh, nello stesso ambiente diverse situazioni triclinari. Alla vostra sinistra eh, siamo in un ambiente esterno, eh, forse un triclinio appunto all'aperto. Alla vostra destra eh, l'affresco ci mostra invece un triclinio all'interno eh, eh, di, di un'abitazione un o di un ambiente eh, chiuso. Ricordiamoci che a Roma c'erano queste popine nel mondo romano, che erano del, come una sorta quello più vicino a un ristorante, e lì determinate situazioni anche una popolazione più di livello non aristocratico si permette di cenare sul triclinio, quindi con il recumbenti distesi sul triclinio e um, come sempre accennava Laura notate che a un certo punto anche le signore davvero ci davano, con, eh, gustavano il vino perché a sinistra dice la signora, dice state facendo troppo bene, io ora mi metto a cantare e l'altro eh, convivi, conviviale dice eh, certo vai comincia, vai orsu, or vai e, e cantiamo tutti insieme, quindi c'è questo momento di ebbrezza, siamo nella commissione probabilmente al momento in cui si beve prevalentemente, um, mentre um, se sì, andiamo avanti sempre dalla stessa casa, cominciamo a vedere qualcosa dell'etichetta eh, che si utilizzava quando si andava a, a, al convivium, perché eh, vedete che eh, qui abbiamo la, eh, la giusta organizzazione del, eh, dello spazio triclinare in tre letti eh, come eh, di solito devono essere, con non più di tre ospiti per, eh, per letto eh, e eh, vedete come all'arrivo gli schiavetti eh, stanno da un lato, eh, alla vostra sinistra, Stanno togliendo la scarpa perché ci si distendeva senza scarpe, con la, la spalla eh, sinistra, la spalla destra, secondo del trigrino, che dava verso eh, gli altri eh, partecipanti al convivio. E bisognava appunto si, si toglievano le, le scarpe, si lavavano eh, le mani e si eh, offriva subito qualcosa da bere. Mentre alla vostra destra c'è un altro ospite che si sta liberando. E abbiamo appena sentito la Laura quando fosse importante l'idea di mangiare e vomitare perché mangiare tantissimo, offrire tantissimo, al di là delle esagerazioni di Trimalcione era uno degli scopi della, della cenazia nel momento in cui si andava a cenare tutti insieme. Ecco qui riassunto in questo schema com'era più o meno l'etichetta, quello che prevedeva l'etichetta romana quando si andava a mangiare insieme e quindi i posti come sono chiamati i lettini vedete e eh, nell'Ectus eh, nell Medius c'era un ospite importante si metteva lì e sul lato sinistro c'era il posto pretorio o eh, quello del eh, consularis cosiddetto che era il personaggio più importante il pannone di casa stava su quello di destra e poteva così controllare tutta la, eh, situ vostra destra, dico, tutta la situazione sia come organizzazione del banchetto sia del rapporto con l'ospite più eh, importante e la mensa veniva posta al centro e qui si vede anche la critica che fa, eh, Petro, eh, che fa Petronio a Trimalcione che Trimalcione si mette invece eh, senza offese, senza blasfemia un po' come hanno messo eh, Gesù Cristo al centro delle nozze di Cana lui si mette proprio al protagonista della, eh, della, della, della cena cosa che non era nell'etichetta romana e, ehm, a questo punto ehm, come si svolgevano, quali erano i momenti, stiamo facendo un po' l'anatomia eh, del banchetto che è un momento, avete capito, di espressione del lusso e ora andremo a vedere piano piano, a partire dagli spazi, come si declina poi nella realtà archeologica questo lusso. L'anatomia, però per prima dobbiamo concludere vedendo appunto l'anatomia del, del banchetto. Presenta questa gustazione, dicevano gli antichi a bovo, ancora oggi noi diciamo a bovo, però in realtà poi si continua a bovo, usquad mala, cioè dal, dall'antipasto fino alla frutta. Quindi si cominciava con la gustazio, c'erano poi le prime mense che erano di solito piatti di carne sostanziosi, eh, no, ma non forse sempre così spettacolari come quelli che ci descrive eh, Petronio, e poi le seconde menze che spesso erano eh, più mh, legate alla frutta, frutta secca, um, eh, e eh, si, si, si beveva, fra la prima e la seconda mensa c'era anche un momento di sacrificio rituale in onore del genius della città, dell'ari e del padrone, eh, del padrone eh, di casa, dell'ospite, quindi c'erano poi vari momenti e il tutto era preceduto da un altro momento molto importante che era quello di andare alle terme, andare alle terme che a volte poteva succedere come succede nel caso di di, eh, di Trivalcione eh, frequentando il bagno privato, cioè eh, le, delle terme private che alcune domus di personaggi importanti di rilievo infatti presentavano nella letteratura, ma presentano anche e lo vedremo tra poco archeologicamente. Chiaramente a, a contorno di tutto questo c'era anche la musica e, e oltre che la danza, i mimi, la musica aveva un ruolo importantissimo nel supportare e creare questo clima, un'atmosfera particolare che era quella legata proprio alla, ehm, al banchetto, che era un'esperienza totalizzante e un grande spettacolo eh, di tutte le, per tutte le famiglie e che si... Eh, ripete eh, indipendentemente dal ruolo sociale o comunque verso nuclei sociali sempre più diffusi, strati sociali sempre più ampli se proprio nel primo secolo eh, d.C. Tutta la mh, mh, chiaramente dicevamo che il vino eh, aveva poi dei, val dei valori completamente diversi. Questa è una bottega di Ercolano che eh, mostra il suo prezzario con il costo del vino in diverse quantità di assi a seconda della qualità. Questa eh, normalmente infatti si riservava la qualità migliore al padrone di casa e o a ospiti particolarmente importanti e vino più eh, ordinario per gli altri, e la rivoluzione di Trimalcione appunto consiste nel dare invece tutto a, eh, a, a tutti. Non si faceva sempre, non si eh, mangiava mh, o si discuteva sempre di stesi, ma nelle occasioni normali, appunto ancora nel eh, primo secolo d.C. esiste quindi una dicotomia cioè ci si siede a tavola con un tavolino più o meno e una sedia uno sgabello come facciamo noi oggi e in determinati momenti c'è invece il momento del triclinio vero e proprio e del mangiare eh, distesi. Cominciamo allora a cercare archeologicamente un po' l'anatomia di questi spazi e ci rivolgiamo, utilizziamo un po' per Prodomo Mea, un po' perché la cena di Trimalcione si svolge, guarda caso, eh, proprio nel Golfo di Napoli, è molto discusso dove lui avesse questa villa, se fosse a Pozzuoli, come io credo, o a Cuma oppure che è una città dove si parlava greco, oppure a Neapolis, quindi si dice che è una città dove si parlava greco, ma in tutto il Golfo di Napoli si parlava da secoli correntemente greco e altre, e, oltre che Osco e, e, e Latino. E noi andiamo a vedere un po' la realtà archeologica di una piccola città eh, come è quella di eh, Ercolano, 15 ettari, eh, circa 6.000 abitanti, eh, una cittadina veramente non, non particolarmente importante che però è ancora più interessante per capire come questa idea di luxuria attraverso il banchetto si diffonda a vari strati sociali. Ma come facciamo a capire che una stanza è un triclinio? Perché la parola triclinio ormai l'abbiamo tutti assimilata: è molto, molto chiara, c'è la presenza di tre letti. Sì, ma archeologicamente chi frequenta i siti archeologici, chiaro, voi i letti non li trovate quasi mai. Noi poche tracce che abbiamo di letti antichi sono quelli che vengono utilizzati per le cerimonie funerarie e eh, si trovano, vengono poi raccolti o deposti eh, insieme alle ossa del defunto dopo che è stato eh, cremato oppure in epoche precedenti abbiamo dei letti eh, fatti di muratura, eh, arriviamo fino all'età etrusca ma in una casa romana normale, diciamo scavata normalmente, non troviamo letti, ma ovviamente a Pompei e Ercolano tutto è possibile data la furia del Vesuvio che da un lato ha distrutto ma dall'altro ha conservato. A Ercolano le particolari condizioni di conservazione di distruzione della città hanno fatto conservare anche materiale organico. Infatti noi abbiamo delle stanze dove sono conservati proprio dei letti e quindi questo è già un primo indizio. Cioè io per capire se è una stanza o un triclinio, devo vedere se ci letto triclinio e ehm, nel caso nostro noi abbiamo appunto questi eh, triclini, questa è eh, la, mh, la casa a graticcio che è una casa molto piccola dove gli spazi vengono utilizzati proprio all'inverosimile eh, e nonostante ciò abbiamo un biclinio vedete che è eh, eh, trovato in associazione con chiaramente i tavoli e tutti gli elementi che servono per poter poi anche ehm, eh, mangiare, abbiamo questo, ehm, questo biclinio e questa storia e questa idea del biclinio ritorna anche nella casa dell'Alcova che è un'altra casa di eh, Ercolano dove pure abbiamo le tracce proprio dei letti. In associazione a questo biclinio c'era un triclinio nella stessa casa perché eh, Plinio a un certo punto, eh, Plinio scusatemi, eh, Trimalcione a un certo punto dice che eh, lui possiede ben cinque triglini eh, e sembrerebbe la critica letteraria lo ha mh, interpretato come una ennesima sottolineatura della cafonaggine di questo personaggio, il quale appunto ha tutti questi eh, vanta di avere ambienti che in realtà forse neanche eh, nella realtà non esistevano. Invece noi sappiamo dalle domus eh, di Ercolano, come quelle di Pompei, che Esisteva come più di un ambiente di rappresentanza che veniva utilizzato anche per i eh, triclini e questo per esempio è uno dei tanti casi che ora andremo a, a vedere. Altro modo per capire eh, se un ambiente è un triclinio è che io trovo eh, qualcosa di costruito, o trovo il letto, eh, e va bene, Ercolano è un miracolo a parte, trovo il letto di legno, oppure trovo un letto di muratura, ce ne sono tantissimi anche a Pompei, a Ostia, e qui noi lo troviamo ad Ercolano, e tra l'altro nella casa di Nettuno Anfitrite, vedete alla vostra destra la ricostruzione, si tratta di un particolare tipo di triclinio estivo, dove c'era un pozzo di luce e addirittura da un serbatoio scaturiva acqua e i materassi venivano piazzati su questi, lati, su questi piani inclinati che vedete. E i, partecipanti alla, eh, al convivio estivo eh, non, si godevano anche la freschezza dell'acqua che li circondava completamente perché avevano in miniatura la sensazione di essere lungo il Nilo perché ovviamente eh, l'orizzonte culturale di queste classi era sempre quello aristocratico e soprattutto reale proprio dell'Oriente ehm, cioè, dell e in particolare proprio del Nilo che era visto l'Egitto eh, ellenistico era visto come un luogo di luxuria proprio per eccellenza eh, di tutta, eh, questa, per tutte queste, eh, queste popolazioni anche le classi meno importanti però c'erano questo orizzonte e questo va bene sono dettagli di questo bellissimo di questo bellissimo eh, le decorazioni Decorazioni che ovviamente attestano il lusso, perché c'è una committenza dietro che ha chiesto agli artigiani in pasta vitrea di realizzare questi meravigliosi mosaici con, de con eh, dettagli così ricchi. Um, Vitruvio, architetto del I secolo uh, d.C., è di Augusto, lui scrive il suo trattato di architettura, eh, raccomandava anche la posizione dei triclini, quindi spesso noi possiamo riconoscere un ambiente come triclinio guardando a dove è posizionato all'interno della casa. Nella casa del tramezzo di legno, che prende il nome da questo tramezzo, mh, di eh, questo parete di legno che avete visto, il triclinio non ha una particolare riconoscibilità se non per essere posizionato verso il giardino, e poi per avere delle splendide decorazioni parietali che ehm, ancora una volta concorrono a definire un'atmosfera perché questo contava tantissimo trasferirsi in quel momento della festa del convivium di in un altro eh, veramente quasi su un altro pianeta eh, e non a caso, nella stessa identica posizione, avete visto ehm, il tablino, si trova al centro, sulla destra, eh, cioè alla sinistra del, del, tablino, noi, alla destra, del tablino: noi abbiamo il, ehm, il triclinio della casa del Bicentenario, altra casa molto, molto importante di Ercolano. E eh, questo è il ehm, triclinio che godeva di una vista su un giardino di rose. Che era piantumato a rose, direttamente da dalla finestra che avete visto. Qui ci siamo trasferiti una, nella casa del Salone Nero, ehm, proprietà non di, molto interessante. Questa è proprietà di un liberto che si chiamava Ennicus eh, e che appunto faceva tutte le sue transazioni ehm, di tipo prevalentemente economico. Voi mi direte come lo sai? Lo sappiamo perché al primo piano di, di otto case di Ercolano noi abbiamo trovato eh, gli archivi, gli archivi su tavolette cerate che ci raccontano. Proprio gli affari eh, e le disgrazie, anche economiche. Sempre Nicus proprio il vulcano gli ha la vita, per, gli ha salvato la vita, Lo, gli ha risolto il problema perché lui sarebbe finito proprio. Malissimo perché aveva fatto degli investimenti eh, fallimentari e quindi aveva debiti proprio a mai finire e cause conseguenti. E in questa casa il eh, salone nero, vedete, affaccia direttamente eh, sulla, eh, sul giardino e si chiama il salone nero perché appunto tutte le pareti sono a fondo decorate a fondo nero. Le principali case, però quelle più lussuose di Ercolano, eh, si affacciavano verso il mare. Questo è il fronte a mare dove... Una serie di abitazioni danno eh, la vista sul golfo e hanno spazi di rappresentanza dove il livello sale rispetto a quello che abbiamo appena visto. Siamo su un altro, eh, veramente su un altro mondo. La casa dell'albergo presenta ambienti di rappresentanza non solo a livello del piano della strada, ma anche sotto, vedete questo in primo piano, è un triclinio che affacciava direttamente sul mare, evidentemente anche questo nel momento di particolare calura. E eh, aveva appunto questo giardino, e nel giardino si aprono le terme private. Questo è un grande eh, salone, scusate, dove pure pote eh, potevano essere piazzati questi, ehm, questi letti trichinari e poi eh, questo è invece un dettaglio delle terme ecco qui, della, della casa. Questa casa aveva delle terme, tra l'altro terme mh, abbastanza antiche che risalgono al secondo secolo a.C., quindi una famiglia che ha conservato per molto tempo questo impianto così importante all'interno della casa e dove ci si recava per prima di cominciare il convivio. E, la casa dell'atrio a mosaico ehm, e invece ci porta ancora, ci permette un passo in avanti col suo Ecus Egypsiacus che è quest'ambiente eh, come se fosse a tre navate e vedete che c'è un piano di sopra ehm, che è una, una, eh, quello che chiameremo quasi un, un matroneo, ma non era per questo, viene ritenuto ehm, questo piano superiore il luogo dove si eh, appostava l'orchestra che in, in, allietava il del, durante, cioè alcuni momenti del convivio. Il fatto che questo ambiente sontuoso di rappresentanza fosse usato anche per fare i eh, convivi lo vediamo dalla tessitura del pavimento perché eh, qui vedete questo dettaglio da un lato abbiamo queste grandi lastre di marmo grigio e alla vostra destra um, si vede il pavimento in opus sectile cioè in commesso di marmi che segnava la, la, il tappeto centrale intorno al quale si piazzavano i eh, triglini. Anche questa casa aveva più di una sala di rappresentanza, questa che avete visto prima, l'Egus Egipsiacus. Ma abbiamo questo grande ambiente che dà direttamente con la vista a mare, questa è la vista che si vedeva del, da questo ambiente. E abbiamo ehm, la stessa situazione, la ritroviamo nella Casa dei Cervi. Qui, infatti, abbiamo eh, un, eh, il criptoportico che eh, è riccamente decorato con pitture che raffigurano non a caso o temi mitologici oppure ehm, cibo o alimenti legati alla preparazione di pasti, proprio perché faceva parte della cultura, anche qui si nutriva il corpo e lo spirito insieme. Lungo questi, ehm, questo porticato eh, gli studiosi ritengono che eh, gli ospiti del padrone di casa eh, dovevano essere in grado di sostenere queste conversazioni durante la passeggiata, conversazioni che potevano vertere sui eh, problemi di agricoltura, sui problemi di preparazione di cibi, su temi mitologici o filosofici che da questo eh, ne scadono cioè un luogo di ozium, quello che è ozium nel senso romano e sapete benissimo di che parliamo, cioè una elaborazione mentale, un momento molto proficuo per gli antichi romani. E qui vedete appunto questi dettagli di questi quadretti, alcuni dei quali... Appunto, sono al Museo Nazionale di Napoli, altri sono invece in, visibili eh, proprio sul sito. Questo in particolare ci fa pensare che durante appunto le seconde mense uno dei, eh, delle, degli elementi dei passatempo utilizzati era proprio noci, un insieme di noci, miele e eh, datteri che venivano eh, utilizzati e venivano spesso composti in una specie di eh, padding che veniva consumato durante il. Eh, alla fine del, del banchetto, e questi vedete ancora altri elementi legati. La, mh, il lusso del triclinio, del triclinio principale di questa casa dei cervi, è molto ben esplicitato dal pavimento. Il pavimento eh, ha più di 82 motivi diversi, geometrici diversi, eh, fatti con il marmo e di questi 62 sono ripetuti una sola volta. Quindi immaginiamo un eh, eh, grandissimo eh, potere da parte, da, economico da parte dei proprietari che infatti avevano espresso, si chiamava la famiglia era quella dei grani, che avevano espresso eh, per ben due volte i duoviri della città, cioè i diciamo, sindaci del, del, eh, del, del, del municipio eh, romano. E vedete anche che ci sono queste porte, molto interessante la presenza di queste porte ehm, retrostanti, delle retrostanze, dei passaggi che venivano percorsi dalla servitù per evitare di disturbare eh, durante invece i ricevimenti. Che qui eh, avvenivano. E la decorazione era ricca non solo all'interno della stanza, ma anche eh, questo ambiente dava sul cortile con una specie di frontoncino davanti che faceva quasi eh, ritenere: ecco, lo vedete da qui, facevano ritenere i chi si trovava, trovava in questa stanza come una specie di semidio, proprio una elevazione. E Oltre al triclinio principale avevamo questo altro grande salone ehm, detto alla Cizicena che pure affacciava sul mare molto eh, luminoso e mh, qui vedete i dettagli del suo de, se, pavimento sempre marmorio, anche questo con le pareti decorate, non a caso con dei cibi, ancora una volta il tema, detto, è, è tutto lusso, eh, grandiosità architettonica, eh, decorazioni che eh, esaltano anche la varietà del, eh, del cibo e su questa, questa varietà torneremo poi a vedere tra poco. Chiaramente queste domus erano tutte dotate di cucine, cucine con il piano di cottura rappresentato ovviamente da pietra ollare che si surriscaldava e permetteva di, eh, la cottura degli, eh, degli alimenti. La casa della Gemma è interessante perché qui un altro indizio per capire che, una, che un certo ambiente è un triclino ce lo dà sempre la tessitura del pavimento di questo ambiente che affaccia direttamente sul golfo di e che vedete ha al centro un tappeto ed una striscia libera sui tre lati che è quella che serve per installare eh, all'occasione i eh, letti trilinari. E anche questa volta, qui abbiamo ovviamente in questa casa, abbiamo la sua cucina, ma questa è una cosa che ritorna sistematicamente. Saliamo ancora di più, un altro gradino, andiamo a vedere la casa del eh, rilievo di Telefo che è la casa di Marco Nonobaldo, che era proprio il patrono della città, il numero uno di Ercolano. Qui oltre a una serie di ambienti sontuosi che abbiamo visto, io voglio richiamare la vostra attenzione su questo ambiente in particolare, la sala dei marmi. Questa è una sala splendidamente decorata, affacciata innanzitutto sul golfo, con grandi finestroni, splendidamente decorata non solo con marmi. Alle pareti, ma anche nel pavimento. Ancora una volta anche qui il pavimento cambia di tessitura laddove si piazzavano eh, i letti trichinari nelle giornate ovviamente di particolare eh, che andavano celebrate con un grande convivio. Mm, e Addirittura, ecco qui vedete il dettaglio del pavimento, ma aveva anche un soffitto eh, sospeso al tetto che è stato ritrovato tra il 2009 e il 2010 durante scavi condotti dall'allora sovrintendenza di Pompei insieme alla Fondazione Packard che è il partner privato che affianca il Parco Archeologico oramai da 21 anni. Qui sono stati ritrovati elementi di legno che per le particolari condizioni di umidità si è mantenuto, non si è carbonizzato ma è rimasto legno vivo e vedete che attraverso gli studi e i restauri che sono andati avanti per molti anni noi siamo arrivati a ricostruire i singoli motivi decorativi dei lacunari di questo cassettonato che quasi precede gli splendidi eh, cassettonati rinascimentali e ehm, eh, con le varie cornici fino ad arrivare alla sua ricostruzione geometrica e poi una ricostruzione un po' più poetica che è la prossima. Eccola qui che vedete ehm, qui illustrata: una sala che disorientava per la sua bellezza, con al centro di ogni lacunare rosette d'oro, in sfoglia d'oro, ancora una volta la si guardava alla Domus Palatina, dove c'erano proprio i detti tutti di metallo e tutti d'oro, ma qui c'erano degli elementi, e tutto questo lo, lo potete vedere, tra l'altro, anche nella mostra a cui benevolmente accennava ehm, prima, per, eh, che oggi è visibile alla Reggia di di portici e comunque questo salone aveva sotto altri ambienti di rappresentanza perché la caratteristica di Ercolano è quella di farci vedere tanti piani successivi e non solamente un livello rasoterra, no? come di solito purtroppo succede in tutti gli scavi dove c'è stata continuità di, eh, di vita e passiamo quindi ora a non plus ultra, andiamo alla Villa dei Papiri perché abbiamo visto le élite di Ercolano ma ora andiamo a vedere subito fuori dalla città Villa dei Papiri, l'unica biblioteca del mondo antico che sia stata conservata, 1800 roto di papiro, uno scriptorium, scuola filosofica Pensate che la lunghezza di questa villa e il fronte di questa villa sono più di 250 metri, che vuol dire quattro isolati e mezzo della città, quindi la reggia di Caserta rispetto a Caserta, una cosa immensa. E qui noi abbiamo nella... nella zona del quartiere dell'Atrio, una serie di meravigliosi ambienti decorati in maniera eccezionale ma anche con pitture del, eh, di secondo stile e tra l'altro una che in particolare, vedete, riproduce i resti di un demone alato che ci ricorda la parete famosa della famosa, un altro ecus famosissimo della Villa dei Misteri di Pompei e questo è il Salone eh, eh, sul cui fondo c'è quel dipinto che avete visto, un grande salone ancora una volta, tappeto di mosaico al centro e spazio per mettere i ticlini su tutti i, eh, i lati e splendide stoviglie riprodotte ma che spesso poi non ritroviamo anche, o, o animali di, elementi di cacciagione che non ritroviamo poi realmente durante gli scavi. E chiaramente questo non riguarda solo le classi dirigenti, ma noi nel tessuto urbano di una cittadina piccola come Ercolano lo ritroviamo anche in, altri, in vari tipi di, eh, di case. E qui appunto scorriamo rapidamente perché fin sta finendo la Calsidra e allora andiamo a parlare di un'altra cosa che a cui tengo molto, questa ancora una volta sono case di medio livello, sempre con affacci e visioni molto molto belle sul eh, giardino o su un infeo privato, e ehm, appunto il Ministerium, questo vasellame mh, che veniva utilizzato, vasellame d'argento, Trimalcione si vanta di avere un Ministerium di 120, mi pare, ehm, vasi d'argento. Non è un'esagerazione questa volta di, Marziale, eh, di Petronio per metterlo in cattiva luce. In realtà quando si sono stati ritrovati eh, collezioni di questo genere nell'area vesuviana, eh, la casa del Menandro, la casa del tesoro di Boscoreale, era più o meno di 118, 109 pezzi, quindi siamo in cose effettivamente mh, più o meno accettabili. E, mh, la, ehm, abbiamo questo è per esempio quello di eh, Moreggine, eh, giusto per farvi vedere, e altri vari materiali che servono per attingere eh, il vino, per distribuirlo. Facciamo, fa parte sempre di questa serie di oggetti per filtrare il vino che spesso era speziato ehm, e ci fa capire la raffinatezza dei, eh, dei pasti e anche di tutto ciò che serviva, questi sono chiaramente le onocoi, le, le caraffe di bronzo questa volta, eh, la raffinatezza è di questi servizi che ehm, poi voi trovate eh, es anche esposti nell'antiquarium. e Veniva tutto illuminato anche con dei candelabri, altrettanto con decorazioni a gemina quindi altrettanto lusso anche in questi elementi di arredo. Interessantissime le teglie che sono state ritrovate, le padelle per cucinare ed alcune addirittura conformate, come queste che state vedendo, per raccogliere forse delle uova o e quell'altra, invece, eh, non si capisce bene se è una rana o e un ghiro che in qualche maniera per fare dei pasticci di tipo forse anche simile a quelli che, di cui si vanta tanto Trimalcione. Eh, il vetro non mancava, vetro ovviamente sempre molto raffinato e straordinariamente ben conservato come, come vedete, ma esisteva anche la mensa più di livello più basso con vasi eh, in argilla fine da mensa, come questi vasi in cosiddetta eh, terra eh, sigillata, ce ne sono appunto tantissimi. Perché la ricchezza e la straordinarietà di un posto come Ercolano è proprio che noi abbiamo la vita quotidiana testimoniata in quantità veramente immense. Eh, e eh, una piccola parte, vi dicevo, è anche esposta. Ma, Corriamo alla parte più interessante perché esiste appunto una dimensione pubblica del banchetto che nel, non c'è solo quella privata o di festa eh, privata che poi ha sempre un aspetto pubblico nel mondo romano, ma ricordo per esempio che eh, da, po da pochi anni è stata ritrovata questa iscrizione funeraria straordinaria a eh, Pompei fuori Porta di Stabia dove eh, Gneus Alleius Nigidius Maius, che era un personaggio importante, eh, ricorda, nella sua, vengono ricordati tra le momenti più importanti della sua vita, questo è il monumento funerario, viene ricordato il momento in cui lui prese la toga virile, indossò la toga virile e fu offerta a tutta la popolazione di Pompei un banchetto e furono istruiti, preparati, probabilmente all'aperto, 456 triclini con 15 posti per triclinio, cioè 6.840 partecipanti, immaginate. E anche questo a Ercolano abbiamo vari ambienti di alcune domus che presentano, che non sono domus, diciamo, che non hanno l'aspetto di una domus, che hanno ambienti di rappresentanza dove poteva appunto, eh, essere presente, questa, eh, celebrarsi questi banchetti comuni. E volevo andare velocemente solo a questo del tempio, il santuario di Venere, che è uno dei santuari più importanti di Ercolano, presenta, ehm, ve lo indico con le frecce, da un lato un ambiente per consumare pasti comuni il del luogo della, dove c'erano i veneri, cioè eh, coloro che partecipavano, erano, erano l'associazione di culto di Venere, e quell'altra, alla vostra sinistra, l'altra freccia ci fa vedere la cucina, una grande cucina, eh, che doveva servire durante le cerimonie eh, religiose. Ma, Nulla di più eh, unico al mondo esiste che, eh, rispetto ad Ercolano, proprio l'aver ritrovato il cibo. Ad Ercolano è stato ritrovato, infatti questi cibi e le ricette di cui ci parla Puleio si è detto che spesso non hanno una rispondenza nella realtà. Invece vediamo che gli scavi di Ercolano ci mostrano una varietà di cibo, non solo tutto ciò che è tradizionale, quindi legumi. Ehm, abbiamo cereali di molte specie, abbiamo frutti, frutta secca, tutto ciò che ci si attende e che funziona bene con le prime e le seconde mense, abbiamo il pane, ehm, addirittura vari pani, ma questo si trova anche in altri siti eh, vesuviani, ma mh, frutta in particolare, vedete fichi, prugne, ehm, ci sono ehm, vari tipi di fichi, eh, non solo un unico tipo, eh, e eh, melograni di vario genere e ehm, la eh, frutta secca le noci, eh, ma appunto ci sono anche tantissimi datteri, che è una delle cose frutta esotica che colpisce, le mandorle eh, sono davvero, e, e le uova, eh, la famosa mh, gustazio, l'inizio, quando eh, si dice che si comincia a bovo, eccole qua, se le trovate anche le, eh, le uova, ma ancora più interessanti sono i ritrovamenti di uno scavo di una fogna, eh, questa fogna infatti che abbiamo, è stata studiata, si sta studiando ancora in collaborazione con l'università di Oxford, ci ha dato dei risultati veramente interessantissimi perché si scoprono tantissimi elementi che vanno a costituire la dieta degli ercolanesi. In questa fogna gettavano non solo i bagni diciamo, delle abitazioni ma anche le cucine. Quindi ci sono resti di alimenti sia preparati, sia semplicemente nel, scartati al momento della preparazione, sia invece alimenti digeriti e che eh, quindi ritroviamo, che io lo dico a tutti, sono possessore di non so sopra quante, 11.000 litri di cacca antiche. Che è una cosa proprio una soddisfazione, una cosa bellissima. Infatti, faremo la mostra sul cibo e io penso di accogliere su un cumulo no? e di cominciare da lì perché c'è cioè, cosa di meglio che scendere proprio così se, ci sentiamo tutti uguali. No? Sapete quando dice tu c'è un nemico, eh, uno che ti dà fastidio, immaginano sul bagno mentre defeca e così lo smitizzi. E eh, cosa troviamo qui? Troviamo tantissimo materiale eh, e tra le cose più interessanti sono eh, a parte tantissime specie di pesci, c'è cioè un avevo un elenco che non mi sono portato ma sembra veramente la canzone del, eh, del guarracino napoletano che ci sta di tutto. Eh, pesci, più di 80 specie di pesci, eh, anco, di cui 50 ancora oggi presenti nel Golfo di Napoli. Quindi un consumo abbondante di pesce anche eh, di carne tra l'altro la carne bovina è poco usata in età romana e viene confermato proprio sia dalle fonti letterarie che dalle dal, da ricette di Apicio sia da quello che noi abbiamo qui ritrovato um, e mentre eh, abbiamo ovviamente eh, cap, caprina, eh, ovini e maiale che era molto, molto eh, utilizzato e ehm, la cosa interessante è anche la presenza di additività di spezie, abbiamo il coriandolo, abbiamo il pepe nero, eh, abbiamo l'aneto, abbiamo tutto quello che era la panoplia eh, che eh, Apicio, che appunto nel suo trattato sulla cucina, dice di utilizzare per fare cotture raffinate. Quindi una cucina raffinata e ehm, quindi per concludere eh, direi appunto che davvero questa epistola eh, di questa Seneca che scrive a Lucilio ci fa eh, capire quanto è davvero fosse mh, un momento fondamentale nella società romana di espressione del lusso attraverso dei beni che si mettevano insieme quanto di materiale circondava, creava l'ambiente e quanto di immateriale o comunque di un più momento materiale, poi diventava spirituale una volta assunto, eh, caratterizzava questa meravigliosa eh, civiltà romana. Grazie. Bevo. Francesco, grazie anche per la tua lezione splendida. Credo che anche nel tuo caso l'applauso così prolungato che ti è stato. non, non hai portato la clac, vero? No, e allora, e allora forse qualcosa, la clacchetta c'è. Davvero grazie perché mi dispiace che tu abbia dovuto correre e che non si sia inceppata questa clessidra, purtroppo non si inceppa mai, però eh, davvero grazie perché le vostre due relazioni sono state splendide, si sposano benissimo e questa anatomia, come tu l'hai chiamata, del banchetto è stata per noi preziosissima sino ad arrivare. Eh, agli scarti prima quando hai citato questa tutta questa grande quantità di scarti e la mostra che vorresti farne ho guardato l'amico Claudio Strinati, mi è venuto in mente la celebre opera di Piero Manzoni no? che, qui, che qui non cito ma che qualcuno sento che ride e che dunque conosce. E dunque davvero, grazie, io spero che entrambi vorrete ritornare in futuro perché magari con più tempo perché vi abbiamo fatto correre ed è veramente un peccato. Dunque grazie perché sono state due relazioni splendide. Come avrete visto peraltro io solitamente chi... E conosce un po' più le nostre lezioni, sa che faccio una breve introduzione prima dell'incontro, magari una lettura, qualche cosa che possa introdurre oggi, non l'ho fatta, non me ne sono dimenticato, ma ho pensato di fare una piccola, una postilla eh, che in qualche modo... Ehm, sia un supplemento a quanto avete detto voi, nel senso che voi ci avete parlato del banchetto, dalla parte già, diciamo, dalle fonti letterarie, il mondo greco, il mondo romano, fino ad arrivare proprio a una, a una anatomia. Abbiamo visto delle immagini bellissime. Io in pochi minuti vorrei parlarvi di quella che è la fortuna iconografica, poi, del banchetto funerario, però, del banchetto funerario romano, che ha uno, una nascita assai precoce, nasce assai presto. Noi lo conosciamo come, ad esempio, in questo esempio, dall'Attico del mausoleo di Clodius Hermes, dalla piazzola di San Sebastiano, siamo eh, sotto la basilica di San Sebastiano, prima chiaramente delle, delle catacombe, siamo sul eh, finire del secondo secolo, il principio del terzo secolo. Questo tema eh, ha una fortuna eccezionale tra terzo e quarto secolo, forse possiamo vedere quella dopo, eh, ed è l'ipogeo degli Aureli. È un, un tema che dopo le sperimentazioni che è avvenuto in contesti sincretici come questo avrà una connotazione eh, cristiana, diventerà uno dei temi più frequenti proprio dell'immaginario eh, elaborato dai decoratori delle catacombe. E nonostante la critica si sia molto eh, esercitata nel cercare di comprendere il reale significato di questi banchetti, ancora, devo dire, non è stata trovata una... Mh, un accordo sul reale significato di queste immagini che in realtà hanno una stratificazione molto complessa di livelli semantici, cioè possono avere diversi significati, dunque non solo quelli legati in contesto cristiano alle agapi o ai refrigeria, dunque a questi temi come dire, religiosi declinati in senso, cattolo, in senso cristiano, ma anche che sono banchetti di vera e propria riflessi della vita quotidiana, di pratiche reali. Eh, chiaramente c'è tutto un, un apparato che discende già dal mondo, dal mondo classico, no? le, feste, le feste che noi conosciamo, eh, il Silicernium, il primo banchetto funebre che veniva realizzato proprio il giorno della sepoltura, ovvero la cena Nomendialis, quella che era fatta nove giorni dopo, ehm, oppure ancora senza dimenticare chiaramente le feste dei parentalia dal 13 al 21 febbraio che poi il giorno successivo, il 22 di febbraio, si concludevano con Icaristia. Cara Cognazio, che poi come sapete hanno una traduzione per così dire cristiana, una trasformazione cristiana con la festa Natale dei Petri Cattedra, no? che è già eh, attestata nel cronografo del 354, nella Depositio Martirum, eh, chiaramente nel cronografo elaborato da Furio Dioniso Filocalo che era no? questo calligrafo di, eh, di Papa D'Amaso. Eh, dicevamo di di questa pluralità di livelli semantici, forse possiamo vedere la successiva, ecco, eh, in cui chiaramente molto spesso ci sono delle simbologie liturgiche e eucaristiche, in questo caso nel Cubicolo dei Sacramenti a Callisto, chiaramente questa scena di banchetto abbinata a una scena di imposizio manum ci spinge chiaramente verso un'interpretazione di tipo liturgico, così come ancora nella successiva la scena celeberrima, nella cappella greca di Priscilla, siamo al principio del III secolo, con la scena del banchetto della, della Fraxio Panis, chiaramente ci rimanda a un contesto, anche in questo caso, molto probabilmente eucaristico, dunque liturgico, ma eucaristico. In altri casi, vediamo quella successiva, eh, qui siamo in un contesto sincretico, questo è l'ipogeo di Libia, che molti conoscono, qui lo vediamo sia nella nell'immagine, nella foto, che nella rilettura che ne ha fatto Joseph Wilpert, sono gli acquerelli quelli di Wilpert, questo celebre iconografo del principio del Novecento che lo legge, lo rende leggermente più leggibile, in cui questo è un ipogeo chiaramente... Ehm, catacombale dal punto di vista tipologico, ma chiaramente non, non cristiano. No? Questa scena dell'inductio vibes, cioè dell'arrivo di Vibia, c'è scritto induzio vibes, da qualche parte dovrei avere anche là, la... ecco, nell'induzio vibes accompagnata dall'angelus bonus che la immette all'interno dei campi Elisi, ehm, dunque Mentre poi la scena si conclude con un banchetto centrale in cui di nuovo c'è Bibbia al centro in compagnia di coloro che vengono indicati come bonorum, iudizio, iudicati, cioè coloro che sono stati giudicati dai buoni. Ehm, le scene, vediamo la successiva invece, proprio più di, ecco, chiaramente appaiono anche in un contesto di plastica funeraria, questo sopra è un rilievo da Ankara al museo di Onolulu, quello sotto il Museo dei Vaticani, è una fronte, un'alzata di sarcofago in cui vedete a margine si trova anche una scena del battesimo di Cristo, dunque ha una sua fortuna tra fine del III e principio del IV secolo anche a livello di plastica funeraria, però vediamo ancora la successiva. Ecco, in un contesto più strettamente eh, cimiteriale e catagombale, tra la fine del terzo e il quarto, ha una grande fortuna la scena del banchetto in cui proprio ci sono anche, vedete, queste eh, didascalie, no? Irene da calda, agape misce, vi, misce mi Irene, in cui c'è proprio l'invito a versare il vino o apporgere le vivande calde. Dunque sono in qualche modo anche una iconografia del reale, no? c'è cioè un richiamo alla vita quotidiana, sono dei banchetti non solo allusivi al, al, al cristianesimo, diciamo non liturgici, non eucaristici, ma in qualche modo che sono il riflesso di pratiche di vita quotidiana. Possiamo vederne ancora, ce ne sono un paio, sempre dal ehm, cimitero di... Ehm, Santi Pietro e Marcellino, Agape Misce, c'era ancora un'altra, questo è quello delle due Agapi e questo è l'arcosolio di Sabina, in cui sempre c'è, vedete, Sabina Misce. Ehm, ed in realtà, in realtà questi banchetti, eh, come dire, che si tenevano solamente per i defunti e poi furono ampliati alle feste dei martiri, diedero nel corso dei secoli poi il via a una serie di esagerazioni. Noi lo sappiamo perché diversi padri della chiesa ricordano che questi banchetti, che inizialmente dovevano essere solamente delle feste per i martiri, poi avevano delle appendici di ubriachezza. Ehm, e forse c'è ancora un'immagine: eh, sì, un'immagine professore, lei questa la conosce, vero? Sandro Botticelli e agostino nello studio della Chiesa di Santi di Firenze, Sant'Agostino. Perché ho messo Sant'Agostino? Perché a proposito di questi eh, frequenti richiami che dicevamo la Chiesa, i padri della Chiesa avevano eh, nei confronti di questa ubriachezza che eh, veniva in qualche modo, che seguiva i banchetti in onore dei martiri, c'è cioè un passo delle confessioni di eh, Sant'Agostino Agostino, un passo assai celebre nel libro sesto, nel quale Agostino ricorda che la mamma venuta in Italia, a Milano, eh, così come era solita fare in Africa, Sicut in Africa Solebat, si recò presso le tombe dei martiri milanesi, ma non fu fatta entrare con il vino dal custode, dal custode perché il vescovo Ambrogio aveva messo il divieto a queste feste. Il passo è molto gustoso, ve lo leggo rapidissimamente. Ci dice eh, Agostino, così avendo recato un giorno, come era solita fare in Africa, una farinata del pane e del vino alle tombe dei santi, ed essendole stato vietato l'ingresso dal portinaio. Quando seppe che il divieto veniva dal vescovo, dunque Ambrogio, lo accettò con tanta pietà e obbedienza che io stesso mi stupì della grande docilità con cui aveva condannato la propria abitudine piuttosto che mettersi a discutere il divieto del vescovo. Il suo spirito non era sicuramente assediato dall'ubriachezza, né l'amore per il vino la incitava a odiare la verità come la maggior parte degli uomini e delle donne che, a sentirsi predicare la sobrietà, provano nausea come gli ubriachi per una bevanda anacquata. Lei, quando portava un canestro con le offerte rituali da assaggiare e poi distribuire, riempiva, solo per convenienza, non più di un bicchierino di vino diluito a misura del suo sobrio palato e se c'erano molte tombe di defunti da onorare in questo modo si portava dietro e lo posava su ciascuna sempre lo stesso bicchierino di vino che divideva a piccoli sorsi tra i confratelli presenti non solo annacquatissimo ma persino tiepidissimo dal momento che quello che lì cercava era la pietà non il piacere quando perciò seppe che l'illustre predicatore e maestro di pietà aveva proibito quella cerimonia persino a chi l'avesse compiuta sobriamente, per non fornire occasione di ingollarsi ai beoni e anche perché quella specie di parentali assomigliavano fin troppo alla superstizione dei pagani, se ne astenne di buon grado e, invece di un cestello pieno di frutti terreni, imparò a portare sulle tombe dei martiri un cuore ricolmo di voti più puri. Poteva in tal modo dare qualcosa ai poveri, mentre lì si celebrava la comunione del corpo del Signore. A imitazione della passione, i martiri erano stati immolati e incoronati. E tuttavia io credo, Signore Dio Dio, e tale è il mio pensiero al tuo cospetto, che mia madre forse non si sarebbe così facilmente piegata a smettere quella sua abitudine se il divieto fosse venuto da qualcuno che lei non amava quanto Ambrogio. Dunque vedete, eh, Sant'Agostino ricorda questo passo di Santa Monica che... Non beve però ci dà l'indicazione del fatto che evidentemente presso le tombe dei martiri bevessero molto. Dunque il divieto di Ambrogio evidentemente fu solo temporaneo perché sappiamo che nel corso dei secoli questo divieto di tanto in tanto fu di nuovo eh, riproposto e mh, si trova anche ad esempio un eco, un eco recente. In un passo dell'ultima dell seduta della eh, 25 sessione 3-4 dicembre del 1563 del Concilio di Trento, l'anno 1563 in cui eh, il Veronese dipinge quelle nozze di Cana. Ebbene nell'ultima nell sessione del Concilio di Trento, quando si eh, delibera de invocazione et venerazione et reliquis sanctorum et de sacris imaginibus ehm, il, eh, si delibera in questo modo. Così pure i fedeli non approfittino delle celebrazioni dei santi e della visita alle reliquie per darsi all'abuso del mangiare e del bere, quasi che le feste dei santi debbano celebrarsi con il lusso e la libertà morale. Dunque sono passati mille anni, siamo nel 1500, siamo nel corso del Concilio di Trento, ancora si beveva. Per festeggiare i santi martiri. Eh, oggi il calendario liturgico ricorda Papia e Mauro. Voi sapete che Papia e Mauro sono eh, i patroni della congregazione dell'Oratorio, le cui reliquie sono poco distanti da qui. Sono state donate dal cardinale Agostino Cusano a San Filippo Neri. No, sono ancora alla congregazione dell'Oratorio. Dunque mi raccomando, non andate a bere lì davanti se dovete festeggiare. E quanto piuttosto vi do l'augurio la, per un buon pomeriggio e l'appuntamento per la prossima lezione di Luce sull'archeologia. Ci vedremo il 12 febbraio alle ore 11 in compagnia chiaramente, del nostro Claudio Strinati e di Andrea Steiner con Francesca Cenerini, Paolo Giulierini e Francesca Rorvio. Buona domenica.